Nel cast di Grey's Anatomy dal 9° episodio della 16ª stagione, quando ha fatto la sua prima apparizione. Coma Case è stato sempre indicato come il prossimo interesse amoroso della protagonista. Padre vedevo spinto da Christina Yana a trasferirsi a Seattle, l'uomo non ha mai nascosto l'evidente attrazione per Meredith Grey. All'inizio della 18ª stagione, tuttavia, i telespettatori del medical drama hanno appreso che dopo una breve frequentazione avvenuta off-screen, la coppia ha deciso di interrompere i rapporti a causa delle difficoltà sperimentate dal figlio dell'uomo. A questo punto, la domanda che più ossessiona i telespettatori è la seguente: la relazione tra Meredith e Ace può davvero definirsi conclusa? A far parzialmente luce sui prossimi sviluppi che coinvolgeranno Meredith e Ace è intervenuto Richard Flood. L'interprete del chirurgo pediatrico, intercettato dai microfoni di Entertainment Weekly, ha lasciato intendere che la complicità tra i due medici non si esaurirà a causa delle difficoltà sperimentate. Benché nel corso del 5° episodio di Grey's Anatomy 18 sia andato in scena il primo bacio tra Meredith e Nick, l'attore irlandese ha posto l'accento sulla forte connessione che lega i due medici. Pur non rivelando se la coppia si concederà un'altra possibilità, l'interprete ha infatti dichiarato: "Non so quanto posso rivelare. Penso sia abbastanza chiaro che tra Cormac e Meredith ci sia una forte connessione. Una sorta di flirt. La scorsa stagione è stata difficile perché lei era in coma. Quindi era impossibile esplorare quella relazione se non dal punto di vista di Ace e vedere, suppongo, quanto i suoi sentimenti stessero diventando profondi." Stando alle parole di Richard Flood, dunque, l'introduzione della storyline basata sulla pandemia avrebbe notevolmente rallentato l'eventuale evoluzione romantica del rapporto tra Meredith e Ace. Per stessa ammissione di Krista Vernoff, inoltre, la trama di Grey's Anatomy 18 è stata in gran parte costruita sulla presenza di Nick Marsh. Un indizio, quest'ultimo, che sommato alle recenti dichiarazioni dell'attore sembrerebbe quantomeno allontanare il momento di vedere i due medici impegnati in una vera e propria relazione. Questo, infatti, il criptico commento dell'interprete di Ace: in questa stagione abbiamo molte storie da raccontare. Quindi siamo stati costretti ad andare avanti. Queste sono relazioni adulte e complicate e quindi il tempismo è fondamentale. Questi personaggi si spostano sempre in direzioni diverse e ci saranno sempre ostacoli sulla strada. Infine, Richard Flood ha voluto offrire il suo personalissimo parere sull'evidente sintonia emersa tra il suo personaggio e Megan Hunt nel corso degli ultimi episodi di Grey's Anatomy. L'attore, concludendo la sua intervista, non ha quindi escluso un potenziale nuovo interesse amoroso per l'affascinante chirurgo pediatrico. Vengono introdotti costantemente nuovi personaggi, come ad esempio Megan, e forse potrebbe esserci una scintilla. Voglio dire, tutto dipende da dove vogliono che questa storia vada. Quindi non saprei, potrebbe evolversi in diversi modi.